Buongiorno e bentrovati da Scandal. Oggi siamo su Korsun, Operation Korsun che facciamo dalla parte tedesca con un aereo premium, Lenke 112 B1. Lenke 112 B1 che è un aereo premium, chiaramente del quarto livello dei tedeschi, e quindi è già alle massime performance possibili. Diciamo che il B0 non si allontana molto, quindi potete farlo anche con lui. Più o meno i risultati saranno molto simili. Lo facciamo con una skin particolare, la coda tricolore, tutta italiana, anche se è ungherese, però è bellissima, davvero. Ho fatto un taglio, siamo circa sui 3000 metri di altitudine. Generalmente il tempo dell'arrampicata classica, del climb, lo uso per spiegare un po' come funziona come funzionano i vari aerei, però diciamo che qua non c'è da spendere molto tempo proprio perché diciamo che il progetto del Lenke, il 112, partì in seguito al 34, 1934, quindi un aereo ante Seconda Guerra Mondiale. E i primi velivoli di questo tipo furono del 37, quindi antecedentemente alla Seconda Guerra Mondiale. La realizzazione poi prese anche parte alla Guerra Civile Spagnola, quindi è un aereo che ha avuto le sue battaglie ed è riuscito a distinguersi. Ma come funziona su questo gioco? Su questo gioco essenzialmente quello che vi posso dire è che ha un turn rate estremamente basso, quindi mi pare che sia attorno ai 18, 17, 18, una roba del genere. Adesso abbiamo dei bersagli in quota 3500, 3600 quasi, ne avevo visto uno anche dietro di me e non voglio essere pizzicato, eccolo là, era un po' più basso, ma comunque ha più energia e mi sta raggiungendo, io sfrutto la sua velocità che è abbastanza importante per questi livelli, livello 4, insomma è abbastanza basso, insomma, nel giro di 10 ore di gioco oramai ci siete. Mi sto distanziando il mio inseguitore e comincio, devo cercare chiaramente di capire dove intervenire per riuscire a massimizzare il mio danno. Lì c'è un Su-2, uno IAC-7, due LAG-3, uno è qua e uno là in fondo. Direi che potrebbe essere la zona dello IAC-7 Su-2 la più interessante. Vediamo come si svolge il fight qua tra lo Junker 87 e il LAG-3. Mi pare che lo Junker sia dietro, quindi posso anche lasciare e non intervenire, tanto il nostro inseguitore un pochino, cioè mi disturba un po', ma non è 6,60, già io ho una velocità abbastanza importante, va in critica. Ok, quindi l'ala larga, tempi di rotazione ridotti, questo in assoluto signori è un turn and burn, non va usato né da boom and zoom, forse è un anche leggermente energy perché comunque le sue velocità riesce ad aggredirle facilmente, però non è un puro energy, questo è un'ala decisamente larga e quindi ha una portanza incredibile, soprattutto riesce ad avere tre settaggi di flap, combat, take off e landing, e quindi si possono sfruttare anche durante il combattimento. Questo IAC-7 vediamo di riuscire a fargli rimare, il mio cannone non ha l'efficacia che avrei voluto, tutti colpi che rimbalzano lui. Adesso l'ho overshootato, lui cerca di virare coerentemente dalla mia parte, ma io gli sto dietro e poi avendo una velocità maggiore riesco a rifinirgli in coda e vediamo che cosa succede qua. Il cannone è finito e quindi io, cioè certo che il cannone non è che ha fatto molto, diciamo. I colpi che sono andati a segno sono rimbalzati sulla scocca russa antiproiettile del IAC-7B, che però adesso perde i controlli di coda e quindi va a pescare vicino al fiumiciattolo di Korsun. Sì, infatti. Allora, allo stato attuale abbiamo LAG-3, il Su-2 penso di averlo visto, ma dove sono andati a finire i nostri compagni? Qui ci fa un testa a testa, ma lo voglio evitare come il demonio, non voglio spaccare l'aereo in un atto di celodurismo, e invece ecco, bravo, così ti voglio proprio così lì davanti al mio mitragliatore. I miei tiri in deflessione fanno un po' pena oggi, perché veramente, oh beh, una hit, due hit, questo si sta esprimendo in un disimpegno incredibile,
flappato? No, non è flappato, quello di prima era flappatissimo, questo non è flappato, neanche non ci pensa. Diciamo che è un guerriero della notte. Dai, su, 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 su. Però piroetta magnifica. Gli darei un 6, però, perché non è stata molto elegante di per sé. Lui adesso decelera tutto, pensa di prendermi per il culo con una mossa assolutamente inutile. Vado sopra e gli ripiombo in coda. Ma non ce la fa a riprenderlo dallo stallo, mi sa. E infatti è finito in casa da una vecchietta che fa il pane. Quindi uno è andato a pescare, l'altro è andato a lavorare al forno locale a Korsun. E qui ho fatto un taglio, giusto perché le munizioni erano finite. E ora ci dedichiamo alla ripartenza con munizionamento e aereo integro, anche perché diciamo che non è che l'avevo molto consumato prima l'aereo, non mi ha colpito assolutamente nessuno. Però è sempre meglio fare una sosta per caricare le munizioni, avrei bisogno di capire dove sono i miei nemici. Io ne avevo visto uno che si stava alzando e un altro basso che stava facendosi degli obiettivi di terra. A conti fatti io ho perso tutti i miei alleati, quindi sono solo. Due li ho fatti fuori, tre ne rimangono e poi rimane anche Tetsuo, che sta girando con un coglione su A, però, quindi questo è l'ultimo dei miei problemi. Diciamo che adesso cerchiamo di avvicinarci alla zona di A per spottare dove sono i nostri nemici. Comunque, eccolo là. Dicevo, comunque l'Henkel il 112 è un aereo magnifico da usare all'inizio, soprattutto nella sua versione B0 e B1 premium, ma comunque B0 diciamo che... Ah, ecco, eccolo là quello che guimbava. Quello là sarà il più importante dei bersagli che ho allo stato attuale, perché quel Lag 3 ha la capacità di potermi sorprendere, soprattutto perché è molto vicino a dove è il sole, quindi mi scomparirà, ecco, mi è scomparso in questo momento. Il Su-2 mi dà prova di celoturismo anche lui e io mi piazzo in coda. Adesso vediamo di fargli qualche hit. Se gli sparo sul pilota, però il pilota non muore, classico pilota russo antiproiettile. Pure mi sembrava di avergli sparato sull'abitacolo, vabbè. Comunque la distanza è interessante, con un po' di anticipo forse riesco a fargli del male. Ma eccolo lì, bravo amico mio, volevi sorprendermi? Ma io sul radar ti ho spottato. 0.38. È stato bravo però. Un bel attacco. E adesso lui risetterà il suo prossimo attacco in modalità boom and zoom. Io invece ho bisogno di far fuori questo su 2 perché mi devo concentrare sul Lag 3. E quindi amico mio, si è messo malissimo e adesso si è messo ancora peggio e vai a fare compagnia ai boscaioli che stanno tagliando gli alberi vicino al nostro aeroporto. E invece lui, Lag 3, senti, senti, senti come è cattivo. Sei proprio dietro? Dimmi che stai facendo l'errore di virare con me. No, non lo sta facendo. Peccato, perché se avesse cominciato a virare con me sarebbe stato fondamentalmente spacciato. Eccolo lassù, io viro. Mi hai sfrisato l'aereo. Mi hai sfrisato la coda italiana. Maledetta te, adesso ti becco. Quindi... Bene, bravo, bravo, bella mossa furba che fai, bravo, bello. Se io non fossi scarso oggi in mira, ti avrei già fatto fuori. Ti impallino il culo, lui installo, io sto stallando 70, 60, 50, lui stalla, però stallando prima a più velocità di me, io posso mettermi in coda. E adesso vediamo come te la cavi, amico mio. Perché il Lag 335 rispetto all'Henkel, in termini di vir- guardate che bello. Allora, questa qui è una danza che in primavera fanno i lag per accoppiarsi con le lag, e quando tu gli spari nel culo ai lag loro cominciano questa danza, vedete? Ecco, guarda, guarda come bravo, bravo, fai la danzetta, bravo, destra sinistra, sinistra destra, io ti sparo nel culetto, è morto poverino, ciao bello, finita danza. Non ti accoppierai più primavera prossima, anche perché adesso è inverno. Allora, allora rimane un altro Lag 3. Però diciamo che io con solo le mitraglie spero di riuscire a fare un buon lavoro. Adesso vediamo se lui mi ingaggia.
penso in un atto di celodurismo anche da parte di questo lag, e infatti lui ta ta ta, bravo. E invece io viro. Ma sei troppo veloce. Io mi ti metto in coda, caro amico mio. Che errori fai. Che errore. Vediamo se sparando lì nel culo fa la danza di accoppiamento dei lag. Vediamo. Adesso 2 secondi. Un secondo. Oggi non va. Oggi ragazzi la mira non c'è. Cioè proprio sto buttando via una marea di munizioni per l'anima di niente. Aspetta. Che setto il tiro. Eppure è 0,20, cioè. Dovrei prendere. Ecco, un tiro. Dai, inizia la danza anche tu, dai, dai. Fammi vedere la danza di accompagnamento dei lag. Ecco, è iniziato. Che bella, questa è la più bella. Questo secondo me merita anche di più. Guarda, fa anche le piroette. Eccolo. Ma che bello. Sarà straordinario. È una cosa incredibile. Ecco, destra, sinistra, sinistra, destra, è la danza del laghino. Dai che ti sciotto il pilotino. Dai che muori. Cazzo, no. Sono troppo veloce. Ma ho finito anche le munizioni, quindi diciamo che allo stato attuale quello lì io lo mando all'aeroporto con dei punti di sutura da mettere, e intanto io mi vado a caricare qualche munizioncina all'aeroporto, perché ho necessità di essere carico e incarognito. Ma soprattutto devo cercare di finire Tetsuo. Eccomi di fronte a Tetsuo. Adesso devo riuscire a tirarlo via, perché sennò questo diventerà un problema grossissimo. Vado di sole mitraglia, incendiato il motore. Perfetto, io me ne vado. E adesso... Porca miseria, Tetsuo mi ha colpito. Il cadavere di Tetsuo mi ha colpito. E io adesso... E questo qua sta dicendo delle cose senza senso. Cosa sta scrivendo? Vabbè. Comunque io ho un'ala nera e purtroppo non ho la possibilità di andare a riparare, perché ho visto che lui era è partito, e quindi partendo mi sta, probabilmente se io adesso rincasassi lui mi raggiungerebbe all'aeroporto. È stato un peccato non riuscire a ucciderlo prima, molto peccato. Comunque per adesso il nostro mestiere l'abbiamo fatto, siamo soli e abbiamo quasi estinto i russi da soli, sfoggiando il nostro tricolore spettacolare sulla coda. Non coperto dalla coda rossa, e penso per l'unica volta, proprio perché secondo me è fenomenale sta coda qua. Anzi, potesse essere riprodotta su tutti, la metterei a favore della coda rossa, ma purtroppo penso che sia solo di questa skin. Vediamo se riusciamo a spottare il nostro amico Lag 3. Dove sei, piccolo Lag 3? Dove sei? Qua l'artiglieria antiaerea ci sta sparando qualsiasi cosa, i tappi di Capodanno. Adesso vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Eccolo là, eccoti lì, bravo. Mi spotto a 6 km e 6 a occhio. Allora, ecco, bene, ci mancava anche l'artiglieria antiaerea che mi fa del male. Bene, bene, no. Mettetemi anche... Accecatemi, già che ci siete. Visto e considerato che devo fare l'impresa impossibile, abbattere 6 persone che gli altri del mio gruppo sono stati inutili, hanno sì e no abbattuto un bot. Allora, lui prosegue diritto per di là, e la cosa un pochino mi dà la garanzia che lui non si è del tutto sveglione, diciamo, sarà, spero che si accorga di me, perché se no lui va diritto come un pistola e io invece sto qua a climbarmela dietro di lui, anche perché lo sto perdendo. 2.35, 2... Oh, si è accorto di me, bravo, bravo, bravo. E io mi aspetto l'attacco classico, diciamo, quello che fanno tutti i lag, il testa a testa, da minchioni. Adesso io non glielo voglio dare per l'ennesima volta, perché voglio costringere... Ah, ho perso un carrello. Bene, bene. Grazie Tetsuo. Amico Tetsuo. Ma poi grazie anche a me, perché è stato un errore anche mio, quindi... Rammare il cadavere di Tetsuo non è stata una cosa molto intelligente, ma comunque adesso cerco, infatti vira male, ma non vira male, vira proprio di merda, poverino. Non riesco a prenderti, maledetto a te, anche se il flap combat. Adesso vediamo se riesco a starti dietro. Ma questo è stato capace di andare a difendersi da me, che era in vantaggio energetico, e in più
E in più io ho un'ala nera, cioè a me mi sembra di sognare. Ma chi è che vola? Chi è che pilota? Forse per piloti della domenica, dai, sarà un pilota della domenica. Niente, io sono veramente messo malerrimo e la cosa mi inquieta. Adesso vediamo se riusciamo a rompergli le palle. Lucky shot da qua. No, lui va giù. E continuando a fare destra e sinistra mi dà dei grossi problemi perché la mia ala nera... Ah, ho capito, se la scappa verso la base. Non ho capito perché se la scappa verso la base. E infatti adesso, dopo piccolo taglio, io lo raggiungo. Io non ho capito il perché lui è scappato alla base. Chissà. Forse colpendolo aveva una perdita, qualcosa del genere. E comunque, amico mio... Eh sì. In queste condizioni non volerai più. E direi che adesso... E finalmente posso mettere la parola fine a questa partita straordinaria. Adesso tiriamo giù la sua tripla A, così, ok, con la mia bella coda italiana ho dato delle mazzate mostruose ai russi. Fantastico, ragazzi, una cosa fuori dal credibile, io non ci credo ancora. Quanti ne ho fatti fuori? 6 ne ho fatti fuori. 6. Un bot, però. Gli altri 5, cazzo, erano veri. Va bene. Ok. Niente. Questo era l'Henkel 112B1. Quindi, dopo 374 miliardi di medaglie, di cui anche questo qua che penso di non averlo mai preso, The Last Man Standing. Guardatevi sempre ore 6, non dimenticatevi mai di farlo, e ci vediamo alla prossima. Ciao!